Allora, cosa prevede la comunione legale? O meglio, quali conseguenze comporta l'instaurazione del regime della comunione legale tra i coniugi? Allora, chiariamo subito una cosa, quindi sgombriamo in questo modo il campo da equivoci. La comunione legale non incide mai sui beni che i due coniugi avevano ciascuno prima del matrimonio. La comunione legale riguarda solo e soltanto ciò che accade in costanza di matrimonio, quindi durante la vigenza del matrimonio. Quindi tutti i beni di cui ciascun coniuge era già proprietario prima del matrimonio restano e resteranno per sempre a quel coniuge. L'unico modo per coinvolgere nella convenzione matrimoniale dei beni preesistenti è il fondo patrimoniale, ma altrimenti il regime di comunione legale non incide mai sui beni di cui già eri proprietario prima. La comunione legale piuttosto incide solo e soltanto sui beni che vengono acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio. Che vuol dire acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio? O acquistati da entrambi i coniugi, quindi con il contributo economico di entrambi, o anche, e questo è il dato significativo della comunione, perché è chiaro che se noi la casa la paghiamo al 50% io e al 50% mia moglie, comunione o non comunione, cambia poco. Ma il dato veramente rilevante è che cadono nella comunione legale dei beni anche quei beni che vengono acquistati al 100% da uno dei coniugi. Quindi anche se il marito, io parlo di marito perché sono uomo e quindi ragiono da uomo ovviamente, anche se il marito acquista al 100% pagando tutto con i suoi soldi il bene immobile, in costanza di matrimonio e in costanza di comunione legale, quel bene cade in comunione. Che vuol dire cade in comunione? Vuol dire che idealmente quel bene non appartiene al 100% al marito, ma appartiene al 50% al marito e al 50% alla moglie. Perché però sto dicendo idealmente? Perché la ripartizione dei beni si fa solo nel momento in cui la comunione legale viene sciolta. E quando è che si scioglie la comunione legale? O quando le parti decidono di passare ad un regime diverso, e va bene, oppure con la separazione, ecco perché la traccia parla di separazione, o alla morte di uno dei coniugi. Questi eventi sciolgono la comunione legale, e quando si va a sciogliere la comunione legale ci si rende conto, ma lo si sapeva fin da prima, che quell'immobile magari acquistato al 100% con i soldi di uno dei due coniugi in realtà è di proprietà del 50% di un coniuge e del 50% dell'altro coniuge. Adesso vedremo che cosa cade in successione, in comunione, e che cosa non cade in comunione.